Oggi sfido me stessa ad una sfida impossibile. Mi sono detta, ma io non ho mai portato un video di Mario Wonder sul canale, o forse l'ho portato, ma forse era una live e non me lo ricordo. E quindi oggi giocheremo a Mario Wonder senza toccare i colori. È impossibile questa cosa, lo sapete che è letteralmente impossibile. L'unico colore consentito sarà il verde, perché purtroppo il gioco è immerso di prato e quindi non possiamo non toccare il verde, ma eviteremo tutti i colori esistenti. Comunque troverete lo schema dei colori con le varie cose X. Se toccherò un colore, il livello verrà ristartato, quindi dovremo rifarlo. Sì. Non so per quale arcano motivo io sono convinta che questo gioco si chiama Mario Wonderful. Forse perché Mario dice Wonder. Vabbè, non lo so, ragazzi. Ho anche una partita. Vabbè, iniziamo no da zero perché mi sacco di guardare, diciamo, la storia. Ma iniziamo. Tanto comunque fidatevi che ero sempre all'inizio. Prenderemo Mario. Oh, a me piace Mario, cioè, gli altri personaggi io non li calcolo più di tanto. Io prendo sempre Mario, cioè è come giocare a... Che ne so, se giochi a Super Mario, chi prendi? Mario, cioè... Se no non giocavo a Super Mario, no? Non so se mi spiego. Iniziamo dai primi livelli perché, raga, non ricordo i tasti, cioè ci ho giocato una volta e voi sapete, però in questo periodo sto giocando a Cuphead, che teoricamente ha aumentato le mie skills. E come vedete qua è tutto verde, quindi per forza il verde lo dobbiamo toccare. Però vedete c'è il fiorellino che è giallo, anche se questo in realtà, vabbè, noi non lo tocchiamo, però bene o male c'è cioè un NPC, quindi non ha importanza. Qua c'è quello blu e il marrone c'è pure, quindi teoricamente io non dovrei toccare nemmeno le staccionate. Allora, come si corre? Aspetta, ok. Y. Ho toccato il blu. Ah! Ricomincia. Beh, era giusto per farvi vedere. Quindi comunque abbiamo capito. Hai evitato tutto? No, ho toccato il verde. Ah no, il verde è consentito. Quindi teoricamente il tubo lo posso anche toccare. Ok, allora sono stata brava. Là sopra ci sono le monete. E qua c'è il marrone. Questo è impossibile. Come faccio? Oh, aspetta, c'era Yoshi che mi ha fatto prendere un infarto. Questo è impossibile, raga. Cioè, anche se io... Oh! Toccato! Ma sono... Raga, Cuphead. Skill prese su Cuphead. Sono bravissima. Ho toccato l'acqua. Allora, visto che l'ho toccato, facciamo un test. Perché... Allora, posso usare i miei poteri. Quindi, teoricamente, se salto bene... Se salto bene, posso farcela. È una questione di salto. Abilità che io ammetto non avere. Ok. Qua è evitato... Oh! Ok, madò, devo rifare sto salto. Devo evitare le... Ho toccato le monete. Devo evitare le monete, è difficile! Forza! Cioè, questo... Ok, ho toccato di nuovo tutto. Raga, io non so se riuscirò a fare di nuovo quello che ho fatto prima. Cioè, quello che ho fatto prima... Cioè, era veramente assurdo! Perché io ho evitato proprio le monete! Ce l'ho fatta di nuovo! Bene, siamo alla fontana, quindi mi conviene fare così, poi salto! Ho preso l'acqua. Ah! Io mi chiedo sempre perché non posso giocare ai giochi in maniera normale. Perché devo fare sempre queste cose? Allora, il trucco per fare questo pezzo è correre e poi saltare all'ultimo. Mamma mia. Che skill! Ok! Allora, no. L'acqua la posso saltare solo da vicino. Aspettate, tipo... No. Devo fare così. Ok. Deve essere praticamente corsa, salto. È difficile, questo è più difficile dell'altro, però corsa, salto e cappello teoricamente dovrei farcela. Quindi... Ok, corsa, salto... Sì, per forza così... Corsa, salto e cappello. Cioè non la tocco a pelo proprio. Staccionata via, ok, saltiamo questo, ok. Mamma mia, sono diventata pro in questo livello, meno male che... Ho toccato la... Cioè, certe monete... Ma chi è che mette lì le monete? Io voglio dire... Ma insomma, perché dovete mettere lì le monete con tanto spazio che c'è? Let's go! Let's go! Aspetta... Ho toccato il Goomba! Salta questo, salta quello e... Ok. Di nuovo pezzo critico. Oh, aspetta, si è svegliato il Goomba. Ok, non ho preso nessuna moneta. Qua è rischioso. Io mi conviene fare tipo così. Beh, è passata la buona. Alla fine non mi sono bagnata. Se no, restiamo qua 100 anni. Bene, adesso devo evitare anche l'acqua. Il Goomba. Aspetta. Teoricamente l'albero vale che tocco. No, perché comunque non è che tocco. Cioè, ci passo solo davanti. Cioè, in mezzo. Ok? E questo è difficile. L'acqua non si ferma? Ci abbiamo un problema. Allora.
Se io salto da qua e faccio così. Mio Dio, raga, let's go! La bandiera la devo prendere, un checkpoint, il nero, vabbè, nel dubbio, noi saltiamo. Cioè, la staccionata, però la staccionata comunque noi è come il fiore, non è che lo tocchiamo, quindi vale, dai, su. No, no, ho preso la moneta lì perché ho fatto un salto stupido! A meno se ricomincio, ricomincio dal checkpoint, scusate. No, perché non mi ha fatto ricominciare dal checkpoint? Perché? Raga, ma ha preso il checkpoint! Perché? Ah, perché non sono morto, ho fatto tipo ricomincia. Sono scema io. Va bene. Dopo Cuphead, vi giuro che niente mi spaventa. Niente, ho preso i mattoni. Di questo passo finiremo sicuramente Mario Wonder, come l'ho finito in passato. Ok, siamo tornati nel punto critico. Allora, se io sono piccolina, posso correre tranquillamente ed evitare l'acqua. Ok, ora, siccome qua è molto lunga la cosa, teoricamente noi abbiamo già preso il fiore blu e quindi non è colorato. Quindi io non sto toccando un colore e posso in questo modo passare il livello. Abbassati, abbassati. Oh! Raga, non l'ho toccata l'acqua. Ok, è che vedo tutto storpiato. Che era quella cosa? Non era colorata. È nera. No. Oh! Vabbè, facciamo che il primo livello l'ho superato, perché sennò siamo qua fino a domani e non penso che abbiate tutto questo tempo. Nemmeno io, però soprattutto voi. Cioè, il vostro tempo è prezioso, quindi dobbiamo usarlo bene. Oddio, le note musicali. Vabbè, tanto non ci devo andare là sotto. No! Allora, io posso andare solo sul verde. No, ho preso le monete. Ma non l'avevo viste. Poi perché faccio un salto troppo... Cioè, questi così mi fanno saltare troppo. Ok. Ma visto che ho toccato, cioè, c'è un modo per... Voglio vedere se riesco... Da qua a saltare evitando tutto. Anche le monete. Allora, secondo me si può fare, però prendo le monete. Come cavolo le evito ste monete? Se mi abbasso salto ancora di più. No, ho toccato il blu, però era un buon salto. Ah, poi c'è anche la pianta. Cioè, come se non bastasse, c'è anche la pianta a rompere. Ce la posso fare. Non ce la posso fare. Calma e sangue freddo. Secondo me la tattica migliore e saltare piano. Il problema è che tocco 100.000 tasti, santo Dio. Questa cosa è peggio di Cuphead. Allora, Mariuz. Perché è passato un Todd lì? È un giocatore che è morto. E sarà stato stupido come me. Il gioco si sta chiedendo come mai sto morendo così tante volte. Comunque, se fossi stata un po' più alta, cioè, le evitavo proprio le cose. Allora, se io salto bene e salto, allora... Forse è fattibile se io salto all'ultimo secondo e poi il problema è dopo, ma voi non... È che è una sfida personale. Se uso il cappello nel momento giusto, posso anche non toccarla. Ora, ora, ora... Mamma mia! Raga! Che skills! Che skills! Il problema è tutto il resto adesso. Che skills! Il problema è qua. Il problema è qua, che qua non posso saltare. Cioè, non posso, non c'è modo di evitare. E tra l'altro abbiamo le piantine fastidiosissime. Ok, col cappello ce la faccio. Mario, devi fare il salto più bello della tua vita. Come l'ho detto. Planare nel momento giusto! Mamma mia! Troppo forte, raga. Ok, qua non dovrebbe essere... Difficile. No, devo rifare tutto. Quando mi ricapita in vita... Cioè, raga, ho fatto qualcosa di pazzesco. No, mi ha tolto... No, che mi toglie il... No, mi ha tolto il cappello. No, io senza cappello non riesco a planare. No, 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 no. Oh, è difficilissimo qua. Sì! Beh, un po' umma umma, ce l'ho fatta. Però ragazzi, siate pignoli. Cioè, davvero, ho fatto davvero, davvero del mio meglio. Se riesco a superare anche questo livello, abbiamo tipo fatto il primo mondo sostanzialmente. Quindi salgo qua. Potrei diventare... No, è giallo, non lo posso toccare, scherzavo. Ok.
Se vado su, quello è pericoloso. Proviamo a evitare questo gol. Ok, vabbè, ma la sagoma non conta, dai. Non siamo fiscalissimi. Ciao. E mo, questo deve rompere le cose, ok? Ah! Saltino! No, no! Toccate il giallo. Ah! Non sto toccando quel coso giallo, tipo, letteralmente per miracolo. Ma proprio letteralmente. Allora, devo riuscire a saltare da qua. Perché se no non ci arrivo. Madonna. Per quanto non l'ho evitato. Per quanto non l'ho preso, volevo dire. Senta, lei ha rotto le scatole, va. Eccola. Ah! Vabbè, che dite? Facciamo che l'ho superato.